Si riesce, sì. Grazie Marcello, ormai è una tradizione essere qua, come detto te io ho partecipato al festival come ambasciatrice, madrina e presentatrice del Festival Montecatini un paio di anni fa mi sembra. E da lì è rimasto un affetto e un rispetto, perché come tutti di te hanno parlato sei una persona estremamente professionale e appassionata di cinema. Montecatini è una città che per me è a cuore e ci sono due motivi per il quale ho sposato questo progetto, questo festival, perché poi ho partecipato a tanti altri festival però che poi si sono iniziati e chiusi lì. Questo sono molto legata per due motivi: uno perché come ambasciatrice appunto, che è un titolo di merito dato dal sindaco di New York dove vivo da 10 anni, New York è la mia seconda città, adesso sono più presente in Italia da un anno a Roma per vari progetti di cinema e anche per la maternità, e che è quello appunto il titolo di ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana a New York, ed è un titolo a cui ci tengo a promuovere, a maggior ragione mi dà un senso di responsabilità appunto di promozione della cultura italiana che include le arti, la cultura e anche il cinema, perché cinema è cultura. E poi perché è quello del turismo delle radici di cui mi sto occupando e dei borghi d'Italia, e Montecatini come città appunto turistica, questo festival rappresenta anche il volano, no? Il volano del turismo per rilanciare proprio Montecatini, di cui c'è bisogno e sempre abbiamo bisogno di parlare di turismo, quindi questi sono i due motivi principali. In più c'è un terzo che è nuovo, di cui abbiamo parlato tempo fa Marcello, e che appunto cercherò di portare in qualche maniera allo Short Film Festival a Chicago, al Museo di Chicago, dove sto collaborando, curando in modo particolare una rassegna cinematografica che si occuperà proprio del cinema italiano, quindi The Italian Movies, presso il Museo di Chicago. E lì appunto curando una rassegna c'è bisogno di raccontare il cinema italiano, tra cui quello passato, perché c'è sempre l'idea, no? Il cliché del cinema tradizionale italiano che è Mastroianni, grandi attori eccetera, ma poi anche l'attualità e quelli più recenti che sono appunto questi capolavori di Short Film Festival, che davvero sono short perché sono più brevi, sono corti ma sono dei capolavori perché raccontano la realtà più che mai, un'attualità veramente sentita, e questo te lo prometto è in qualche modo un po' una mia missione che ho preso a cuore e che spero di portare avanti anche, sia in Italia con il Montecatini Film Festival, ma anche facendolo apprezzare agli americani, di cui c'è sempre bisogno perché sono dei grandi ammiratori, apprezzatori, veramente estimatori dell'Italia e della cultura italiana e del Made in Italy. Quindi in bocca al lupo, buon lavoro, tra l'altro anche in bocca al lupo per il nuovo festival che è quello dei Tramonti a luglio, che si svolgerà in Umbria, che è la mia terra, perché sono nativa, ho un cognome toscano, Pieroni è la mia famiglia, origini toscane, ma sono nata e cresciuta in Umbria, Foligno, per cui sono felice che si terrà appunto al Trasimeno, che tra l'altro borgo d'Italia, quindi uno dei borghi più belli d'Italia, quindi a maggior ragione c'è un valore aggiunto. Grazie, buon lavoro a tutti.